Andrea Burgia d'Alghero, candidato governatore dell'isola per autodeterminazione, continua il tour, un tour che sta dando delle soddisfazioni. Intanto presidente, scusa se il governatore fa pensare a una provincia lontana, invece noi siamo candidati per la presidenza e ha un senso perché il nostro è un progetto in qualche modo indipendentista. È un tour che sta dando molte soddisfazioni, sì, stiamo toccando luoghi dove nell'isola dove molti non arrivano, noi stiamo andando dappertutto, organizzando tante manifestazioni, ogni giorno ne abbiamo qualcuna, più di una, e per quanto possibile cerchiamo di raggiungere tutti, ovviamente con i mezzi a disposizione. Soddisfazioni perché ascoltiamo, discutiamo, si trova il modo di trovare sempre soluzioni ulteriori. C'è un bisogno forte che la politica si fermi un attimo ad ascoltare le persone, questo è importantissimo. Autodeterminazione rispetto a altre realtà indipendentiste segue il tentativo di un'unità che porti l'indipendenza nella Sardegna e la Sardegna verso l'indipendenza. Ho fatto anche un appello migliore, noi abbiamo fatto uno sforzo enorme per unirci, da sei sigle ora siamo una. Votate autodeterminazione, in ogni caso votate sardo, non votate la minestra fredda dei partiti italiani perché effettivamente c'è una differenza enorme, sarà un passaggio questo delle elezioni fra chi effettivamente crede che possiamo costruire un progetto da soli e chi si accontenta dei ministri che vengono con la valigia a promettere. Perché l'elettore sardo è ancora così lontano dall'idea che l'indipendentismo sia la strada buona rispetto a altre idee politiche che vengono da oltre Tirreno? L'autonomismo e l'indipendentismo è presente e diffuso nella società, probabilmente manca l'offerta politica giusta, ci manca uno sforzo per riuscire a dare a questo progetto gambe a che possa camminare da solo. Molte volte ci siamo illusi che si potesse fare attraverso un'alleanza con i partiti italiani e non è mai stato così. Questa volta andiamo da soli per quel motivo e siamo sicuri che questo sentimento diffuso di sardismo che c'è nell'isola potrà trovare conferma nella nostra proposta elettorale. E col candidato presidente c'è anche una candidata algherese, Natasha Lampis, perché autodeterminazione? Autodeterminazione per tutti i motivi che già Andrea ha anticipato. Nella nostra società sarda c'è da tempo un bisogno diffuso e capillare di esprimere proprio e mettere in primo piano i bisogni dei sardi, di come dire emanciparsi, io direi, userei una parola anche più forte, di liberarsi. Io la sto usando questa parola in questi giorni perché secondo me si tratta proprio di un processo di liberazione dei meccanismi che sono quei legami spesso non sempre trasparenti, sicuramente mai produttivi, con le segreterie dei partiti italiani che stanno a Roma, che non scrivono programmi nei nostri territori, che non rispondono ai nostri territori, che hanno rappresentanti dei nostri territori probabilmente non riescono a interpretare quei bisogni di cui parlavo. La strada è allora quella di creare uno spazio politico, una rappresentanza politica per i nostri concittadini e concittadine che risponda a quella cultura diffusa di cui parlavamo, che c'è, che esiste, che però non ha trovato forse finora la strada di sbocco. Andrea diceva una cosa importante, noi in questi giorni stiamo lanciando un appello, votiamo comunque sardo. È importante questo passaggio qua, perché se noi come comunità non riusciamo a fare questo, credo che non continueremo a rimanere intrappolati sui vari temi e ostaggio dei risultati che comunque non variano. E allora dobbiamo in questa ottica cercare di stare uniti. Autodeterminazione si pone anche come una casa aperta per tutte le formazioni autonomiste e indipendentiste. Questo nostro progetto è in crescita, in divenire, e vuole proprio provare a dare le risposte che ai sardi servono. Per tutti questi motivi mi sento con grande forza, con grande convinzione di dire a tutti gli algheresi, a tutti gli elettori del nostro territorio del nord-ovest della Sardegna, di dare fiducia alla nostra proposta politica, di dare fiducia a questo progetto importante che autodeterminazione sta costruendo qua in Sardegna per i sardi, e di darci il vostro voto il prossimo 24 febbraio.